Avellino, il capogruppo della svolta Inizia da te, denuncia l'ostruzionismo della maggioranza in commissione trasparenza lavori. Politica, i veleni nel PD, il candidato alla segreteria denuncia il rischio di irregolarità e sulla grana tesseramento Petitto chiama Valiante. Provincia, sottoscritto il protocollo per l'osservatorio sullo stato di salute della popolazione erpina, monitoraggio a tappeto su ambiente e territorio. Calcio, verso il Capri, De Vito suona la carica, sabato ci riscatteremo. Basket, Thomas già con le valigie pronte, si pensa ad Edre. Le 13.45, buon pomeriggio, bentornati con il notiziario di Mediatre. Partiamo subito con la politica. Stamattina a Palazzo di Città un incontro con la stampa a sorpresa e convocato d'urgenza da parte del consigliere di opposizione Dino Preziosi, capogruppo della svolta Inizia da te. Dino Preziosi ha attaccato la maggioranza, non si vuol far sapere alla città, ha affermato, la verità sulla macchina amministrativa. Vediamo i dettagli nel servizio. Una conferenza straordinaria, quella indetta da Dino Preziosi stamattina al Palazzo di Città di Avellino. Dure le parole del consigliere di minoranza che in merito alla commissione trasparenza lavori denuncia ostruzionismo dagli assessori di maggioranza che non si presentano alle convocazioni violando i dettagli del regolamento consiliare. A distanza di 5 mesi dall'insediamento della nuova amministrazione, i controlli sul suo operato, ricorda con norme alla mano, sono legittime e dovute. Auspica una maggiore apertura affinché si faccia conoscere alla collettività il funzionamento della macchina amministrativa. In caso contrario, il consigliere denuncia la volontà di inviare gli atti alla magistratura. E sul fronte Moscati l'aveva annunciato nei giorni scorsi ed oggi è arrivata la conferma. Martedì 22 ottobre il ministro della Salute Beatrice Lorenzin incontrerà una delegazione di consiglieri regionali irpini guidata dalla presidente della Commissione Politiche e Sociali Antonia Ruggero. L'incontro era stato sollecitato nei giorni scorsi proprio dall'esponente PDL per poter esporre alla Lorenzin la drammatica situazione nella quale versa l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Il ministro aveva preannunciato la sua disponibilità all'incontro dicendosi già impegnata da affrontare casi analoghi a quelli del nosocomio avellinese. Certa la presenza del consigliere regionale di capogruppo del MIR, Sergio Nappi, del direttore generale dell'ASL Avellino 2, Sergio Florio, e del direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati, Pino Rosato, che a breve dovrebbe confermare la sua partecipazione all'incontro. E continuiamo sul fronte della politica con il Partito Democratico ormai ospite fisso verso il congresso di fine mese. Il Partito Democratico verso un congresso dei veleni potrebbe slittare il voto degli iscritti. È quanto dice Tony Ricciardi, uno dei candidati alla segreteria di Via Tagliamento, che mette sotto accusa i vertici provinciali. Vogliono truccare il congresso. Vediamo i dettagli nel servizio di Flavio Coppola. Più che un congresso è una vera e propria resa dei conti. A Via Tagliamento la tensione, se possibile, continua a salire. A gettare nuova benzina sul fuoco è Tony Ricciardi, candidato dei sindaci dell'Alta Irpinia e referente dell'area Marino, che si fa portavoce di una nuova vibrante denuncia. Ieri la commissione congressuale ha annunciato un inverosimile slittamento dei tempi.
Il voto degli iscritti, previsto per il prossimo 27 ottobre, sarebbe stato posticipato al 3 novembre, giorno nel quale dovrebbe cadere invece l'assemblea conclusiva del congresso. Inevitabile non pensare allo stravolgimento degli equilibri determinato dallo strappo consumatosi con la segretaria uscente Caterina Lengua, che ieri ha messo sotto accusa tutti i vertici provinciali del PD. Il partito, accusa Ricciardi, cambia le regole del gioco in piena corsa. Abbiamo l'impressione che qualcuno voglia truccare il buon esito di questo congresso. A chi si riferisce quando dice qualcuno? Non lo so, perché all'improvviso, all'improvviso ieri sera ci è stato comunicato, così notificato, come se stessimo all'ufficio postale, che si è deciso, non si capisce come, se a maggioranza qualificata, se all'unanimità, chi ha deciso, eccetera, eccetera. Diciamo, noi consegniamo le liste il 21 ottobre, però poi il voto congressuale slitta dal 27 al 3 novembre. La ragione per questa cosa? Con chi è stato stabilito? Cioè bastava, il buonsenso richiede, chiami tutti e cinque i candidati alla segreteria provinciale, vogliamo concordare le date? Concordiamo le date. Tenga presente che queste date sono state stabilite in tutta Italia dalle direzioni provinciali, quindi da organi politici. Se stessimo da qualche altra parte potremmo immaginare che ci sia la festa del Santo Patrono, allora io comprendo che la festa del Santo Patrono, San Modestino, San Gennaro, quello che sia, siano momenti significativi, anche religiosi per chi è cattolico. Il problema vero è un altro, che c'è la Leopolda a Firenze con Matteo Renzi. Leopolda a parte, il collegamento con la bomba innescata ieri da Caterina Lengua per Ricciardi è lampante e lo lascia intendere tra le righe. Questo lo sta dicendo lei, che è un attento osservatore delle vicende politiche. Io mi limito a dire strane coincidenze. Rimaniamo ancora sulle vicende del PD Irpine, che sembri possano arrivare ai vertici nazionali. Livio Petitto torna sulla grana tesseramento e si rivolge al deputato nazionale Simone Baliante, che domani sarà ad Avellino. Ascoltiamo i dettagli. La grana del tesseramento finisce sulla ribalta nazionale. Per sbrogliarla, i vertici del PD inviano in Irpine il deputato Simone Baliante, già coordinatore regionale dell'area Fiorioni. Ieri è passato velocemente ad Avellino per un primo approccio al problema. Domani terrà una conferenza stampa a Via Tagliamento e proverà a fare luce. Nel frattempo, il caso continua a scuotere un partito che si appresta al congresso provinciale profondamente dilaniato. Livio Petitto, presidente del Consiglio Comunale di Avellino ed esponente di spicco del PD, rincara la dose. Rinunciano le 500 tessere della nostra associazione Gli Amici del Domani per motivazioni assolutamente oscure. Vabbè, questa è una vicenda che parte da lontano, da più di un mese fa, con l'ufficio adesioni provinciale. Avevamo paventato l'ipotesi di potersi iscrivere per ogni cittadino al partito, alla sede del partito, come già era accaduto nel precedente congresso, ma ahimè questo non è stato possibile, perché appunto il regolamento prevede del partito l'iscrizione presso i circoli, ma se esistessero i circoli, questo è il dilemma. Allora, in deroga, vista la situazione generale di Avellino città, avevamo chiesto appunto di poterci iscrivere al circolo tematico, il costituente circolo tematico riformando, che fa capo a Gerardo Adiglietti. C'era stata data in un primo momento la disponibilità, poi chissà, forse perché si erano definite le geografie all'interno del congresso, ci sono state chiuse le porte in faccia nella giornata di ieri. Che si aspetta domani o in questi giorni dalla segreteria nazionale, da Baliante, crede che possa sbrogliare questa matassa e come? Allora, una gestione trasparente del tesseramento in città, ma di tutta la fase congressuale. Perché se ci sono state queste ombre durante il periodo di tesseramento, vorrei auspicare che almeno durante il congresso vengano rispettate le regole. Abbiamo assistito in questi giorni a tantissime iniziative portate avanti da parte di chi da mesi sta parlando di rinnovamento della classe dirigente, di rinnovamento a tutti i livelli, poi ahimè ha fatto tutt'altra scelta.
Amministrare oggi tra crisi e prospettive è il tema dell'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Atripalda ed in programma il prossimo 19 ottobre nella cittadina del Sabato. All'appuntamento parteciperanno i sindaci di Avellino, Paolo Foti, di Mercogliano, Massimiliano Carullo, Solofra, Michele Vignola, Chiusano San Domenico, Antonio Rettucci e Montefredane Valentino Tropeano. Farà gli onori di casa il primo cittadino della Atripalda, Paolo Spagnolo. Gli amministratori si confronteranno sulle numerose problematiche che quotidianamente interessano la pubblica amministrazione per condividere le diverse esperienze e l'impegno nella risoluzione delle stesse problematiche. Passiamo ora ad Avellino, dove è stata sottoscritta questa mattina presso la sede della provincia l'intesa istituzionale per l'attivazione dell'osservatorio sullo stato di salute della popolazione irpina e del territorio. Grazie a questo progetto sarà possibile incrociare i dati disponibili in archivio per conoscere l'effettivo stato di salute dei cittadini della provincia di Avellino. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Flavio Coppola. Via libera in provincia all'osservatorio sullo stato di salute della popolazione e del territorio. Il progetto, presentato lo scorso giugno, prevede un serrato monitoraggio ambientale e verrà realizzato con il coinvolgimento di un ampio fronte istituzionale e professionale. Istituto Tumori di Napoli, CROM, Moscati, ARPAC, ASL, Ordine dei Medici di Avellino e Italdata, tutti insieme per incrociare i dati e valutare l'effettivo stato di salute della popolazione. L'Irpinia sarà passata ai raggi X. Nel frattempo, assicurano i protagonisti, il rischio di una nuova terra dei fuochi è già lontano. La provincia di Avellino ha sposato la proposta, ha cofinanziato la realizzazione delle attività previste, i vari partner metteranno insieme i dati già disponibili, ne raccoglieranno altri perché alla fine possa emergere, se c'è, un nesso di causa ed effetto tra fattori di rischio e patologie. La provincia, nella sua povertà, per il momento ha cofinanziato una borsa di studio che deve essere affidata ad una persona che appunto raccolga i dati, rielabori e costruisca questo modello che può essere di grande utilità non solo per questa provincia, per questa regione, per la nostra nazione, per tutti, ed sarà importante capire cosa fuoriesce da questi studi anche alla luce di tutte le chiacchiere che si stanno facendo su questa terra dei fuochi, in cui immeritatamente rischia di essere compromessa anche l'Irpinia. Dobbiamo essere molto chiari tra di noi che la popolazione in Irpinia e ancor di più in altre parti della regione abbia delle preoccupazioni è più che giustificabile. Capire poi quanto di queste preoccupazioni siano abbiano una base oggettiva e quanto sia dovuto a una informazione a volte errata, a volte parziale, a volte anche da parte nostra non corretta, perché poi non è che le colpe sono solamente sempre di chi si spaventa, probabilmente c'ha colpe anche chi non è in grado di rassicurare chi invece ha un timore. In questa nebulosa che si è creata, la nostra iniziativa vuole molto pacatamente cominciare a ragionare non più sulle opinioni personali ma sui dati oggettivi. Passiamo ora alla pagina di cronaca, nove misure cautelari, tra le quali spicca quella notificata al consigliere regionale Giovanni Baldi del PDL e cinque perquisizioni domiciliari. E questo è il risultato di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno su una truffa ai danni dello Stato per false pensioni di invalidità. Sono finiti ai domiciliari falsi invalidi, medici ed esponenti politici locali che per ottenere indennità ed assegni di accompagnamento rilasciavano falsi certificati e giudizi gonfiati dall'apposita commissione medica. Ancora cronaca, finiscono dei guai ad Avellino, due napoletani impegnati a fare acquisti nel centro cittadino con banconote false. I due uomini, un pregiudicato di 30 anni ed un incensurato di 28, sono stati condotti in questura e denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di spendita di banconote false e truffa, ed è stato contestualmente avviato nei loro confronti l'iter amministrativo per l'allontanamento con foglio di via obbligatorio. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che i fermati si erano resi responsabili di analoghi episodi, sempre nel centro di Avellino, intorno al 15 ottobre. La questura, al fine di individuare episodi simili, invita gli eventuali esercenti truffati ad esporgere regolare denuncia.
E chiudiamo il nostro TG con la pagina sportiva, cominciamo con il calcio e con l'Avellino. In conferenza stampa ha parlato Andrea De Vito, che fin qui in stagione non ha giocato tantissimo, ma quando Rastelli lo ha buttato nella mischia, come è accaduto domenica scorsa a Siena, non ha mai sfigurato. Il difensore biancoverde mette nel mirino il Carpi e dice: sabato ci riscatteremo. Intanto, proprio sabato al Partenio Lombardi, fischia il signor Fabbri di Ravenna. Vediamo il contributo di Angelo Giuliani. Il risultato di Siena sicuramente non è stato positivo. Adesso abbiamo da affrontare questa partita col Capital e Muramiche, dove vogliamo assolutamente riscattarci dopo la prova di Siena. Siamo due squadre neopromosse, il nostro obiettivo, come il loro dichiarato, è la salvezza. È un'ottima squadra, certo. Vogliamo assolutamente vincere, anche perché si iniziano a esserci scontri diretti, e più scontri diretti portiamo dalla nostra parte, meglio è in futuro. Ma certo, ogni partita è diversa da sé. Abbiamo affrontato 5 partite in casa, abbiamo tutte affrontate nel modo giusto, siamo tutti sempre entrati con lo spirito giusto. Adesso affrontiamo questa partita, ascolteremo come intende interpretarla il mister, e dopo sono sicuro che riusciremo a centrarla. Io ho sempre detto, quando sono arrivato, che sono a disposizione del mister. È chiaro che sfrutta più che altro quali sono penso le mie caratteristiche. Io sono più un giocatore difensivo, e quindi magari vengo portato più a essere utilizzato fuori casa. Comunque io non ho nessun tipo di problema. Quello che è importante che venga chiarito è che dobbiamo raggiungere il prima possibile l'obiettivo, a prescindere da quali sono gli obiettivi personali. Prima c'è un obiettivo di squadra. Man mano che il campionato va avanti, iniziano a conoscerci, magari un po' non si aspettavano questa partenza da parte nostra sicuramente. Quindi adesso lo stesso Siena, che è una squadra che è scesa dalla Serie A alla Serie B, ci ha affrontato con molto rispetto. Quindi ripeto, in Serie B ogni partita è aperta a qualsiasi risultato, e quindi bisogna sempre averla il 100%, essere sempre il 100% concentrati e prepararla sempre nello stesso modo. Sinceramente io sento quello che mi dice il mister. Se il mister va bene quando entro in campo, che il mio compito è stato eseguito come chiedeva lui, sinceramente se 2000 persone, con tutto rispetto, dicono questo, a me l'importante è che io faccia quello che mi chiede il mister. Chiedete a lui se ho assolto il mio compito quando sono entrato con la Ternana a Pescara, quando penso che Cutolo non abbia fatto già 3-4 gol, e con noi non mi sembra abbia fatto chissà che cosa. Lo stesso Siena aveva una forte spinta a destra con Angelo, eppure non mi sembra abbia creato dei solchi. Quindi io te l'ho detto, ti ripeto, sono più un giocatore difensivo, poi io faccio sempre quello che mi chiede il mister. Ed occupiamoci ora del basket, con la Scandone che torna sul mercato. Will Thomas non ha convinto ed è in odore di taglio. Per sostituirlo rimbalza il nome dell'ex Siena, Benjamin Eze. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio. La parola d'ordine è non ripetere gli errori della passata stagione ed evitare tutti quegli scombussolamenti con continui avvicendamenti nel roster che hanno caratterizzato la gestione Valli. La Scandone però non rinuncia a monitorare il mercato, anche perché Will Thomas non ha convinto finora. Tra gli alti e i bassi del precampionato è una prima partita ufficiale decisamente deludente contro Pesaro. Questo non vuol dire che il centroamericano sia sul piede di partenza, ma il suo destino sembra comunque segnato. È un dato di fatto che obiettivi come Varnado, Mensah Bonsu e gli altri giocatori cercati dalla Sidigas in estate non hanno ancora strappato un contratto in NBA e potrebbero dunque tornare disponibili sul mercato a prezzi anche inferiori rispetto a qualche mese fa. Situazione tenuta sotto osservazione anche per un altro motivo. Il trauma contusivo alla mano destra si è rivelato più grave del previsto per Kaloyan Ivanov, che, stando ad indiscrezioni, dovrebbe restare fuori per 3 settimane e ritornare così pienamente disponibile soltanto a metà novembre, in tempo utile per il derby casalingo contro Caserta alla 5ª giornata. Senza Ivanov e con un Thomas che non convince, la società già in queste settimane potrebbe tornare prepotentemente all'assalto di un lungo con spiccate qualità difensive.
Rimbalzano voci sul nome di Benjamin Eze, nigeriano naturalizzato italiano che non ha bisogno di presentazioni visti i trascorsi a Siena, dove ha vinto ben 5 scudetti. Eze, con un passato in Italia anche a Reggio Calabria e Milano, rappresenterebbe una soluzione di primissimo livello, visto il notevole bagaglio di esperienza maturata nelle 11 stagioni finora trascorse nel campionato italiano e le sue caratteristiche di gioco molto vicine alle esigenze del roster irpino. Intanto Paolo Moretti, coach di Pistoia, prossimo avversario della Scandone, ha già proiettato la sfida di domenica. La Sidigas ha detto è una squadra di indubbio spessore e soprattutto li troveremo arrabbiati neri per aver perso all'esordio tra le mura amiche. Ma anche noi, come loro ha aggiunto, vogliamo riscattarci dalla sconfitta di Cantù e conquistare la prima vittoria stagionale dinanzi al nostro pubblico. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro TG. L'appuntamento con l'informazione di Media 3 è questo pomeriggio alle 19.45. Per adesso è tutto. Io vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Arrivederci.